Questo film è composto quasi interamente di materiale girato dagli operatori dell'Istituto Luce o dalla sezione propaganda del Ministero della Guerra tedesco durante i 600 giorni di Salò, la Repubblica di Mussolini, nata come satellite dello Stato nazista hitleriano. Sono le immagini ufficiali della vita del regime, l'episodio finale del fascismo italiano. Quando più tardi si apriranno gli archivi dell'Istituto Luce, vi si troverà l'autoritratto involontario di una sconfitta. Questo è il documento della liberazione di Mussolini, 12 settembre 1943. L'operazione ideata prima a Berlino è poi messa a punto in tutta fretta dal generale dei paracadutisti Student. Il piano, che lo stesso Hitler ignora, è diventato urgente da quando Badoglio l'8 settembre si è arreso agli alleati. Mussolini non deve cadere, secondo i nazisti, nelle mani degli anglo-americani. Campo Imperatore, sulle pendici del Gran Sasso. I tedeschi si avvicinano all'albergo per prelevare il prezioso carico, così nel codice della missione era definito Mussolini, che è tenuto in consegna da un centinaio di carabinieri che hanno l'ordine di non sparare. Mussolini è con l'uomo che si vanterà dell'esito dell'impresa, il capitano Otto Scorzetti. La cicogna decollerà a stento, con destinazione pratica di mare. Poche ore dopo, il quartier generale di Hitler a Berlino diffonde questo comunicato. Reparti di paracadutisti tedeschi, unitamente a gruppi di sicurezza ed elementi delle SS, hanno condotto a termine un'operazione per la liberazione del Duce, che era tenuto prigioniero dalla cricca dei traditori. L'impresa è riuscita. Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato... Il regime di Mussolini era caduto meno di due mesi prima per un voto del Gran Consiglio del Fascismo che aveva dato al Re il pretesto per sostituire Mussolini. Il timore della disfatta militare dopo lo sbarco anglo-americano in Sicilia, i contrasti nelle alte gerarchie di partito, avevano portato alla crisi finale e alla riunione di Palazzo Venezia nella notte fra il 24 e il 25 luglio. Ora Vittorio Emanuele III e la casta degli alti ufficiali avevano l'occasione per dar vita a una dittatura militare guidata dal maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, vecchio generale delle guerre coloniali. In quelle ore anche i tedeschi erano stati sorpresi dagli eventi. Hitler disponeva solo di frammenti di notizie. Esitava a ordinare l'intervento militare in Italia, già pronto nei piani di guerra. Solo nella notte tra il 25 e il 26 luglio giunse al quartier generale tedesco un comunicato in cui si diceva che Mussolini era stato arrestato dopo un colloquio con il re a Villa Savoia. Rapporto segreto a Hitler. A Roma è stato imposto rigorosamente il coprifuoco dalle 21:30.
Tutti i punti chiave della città sono stati occupati dai militari. La polizia ha ricevuto l'ordine di sparare a vista. Il governo ha agito dovunque con estrema energia e per il momento ha in mano la situazione. Ciò perché nell'Italia settentrionale gli eventi hanno preso una piega assai seria. A Torino, Milano, Genova, Bologna si sono avute manifestazioni di carattere esplicitamente comunista. Comunque il grave interrogativo è se di fronte ai massicci bombardamenti aerei e ad un rovescio militare, il governo riuscirà, applicando le misure draconiane già introdotte, ad evitare una netta svolta a sinistra. Le possibilità di resistenza militare da parte italiana erano apparse a Berlino ogni giorno più limitate. Questo è l'ultimo bollettino di guerra diramato dallo Stato Maggiore italiano dopo lo sbarco alleato in Calabria. Porta il numero 1201. Sul fronte della Calabria, reparti italo-germanici ritardano in combattimenti locali l'avanzata delle truppe alleate. Quello stesso giorno, 3 settembre, l'Italia aveva firmato a Cassibile l'armistizio che chiudeva la guerra fascista. Trasmettiamo la registrazione del proclama del capo del governo, Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. I 45 giorni del governo badogliano sono finiti. Il 9 settembre un telegramma di Badoglio a Hitler informa il Führer dell'armistizio. Come risposta scatta l'invasione. I tedeschi barcano il Brennero, occupano i nodi strategici e le grandi città. Mentre in Germania i primi proclami degli ex gerarchi annunciano già il 9 settembre che si è ricostituito un governo nazionale fascista nel nome di Mussolini, i tedeschi entrano a Pavia, a Mantova, a Milano. Scene li vediamo avanzare senza incontrare grande resistenza, se non in alcune sacche che vengono eliminate con la massima energia.
In tutta la penisola, i reparti militari tedeschi intervengono con grande durezza contro gli alleati di ieri. Le zone via via occupate vengono governate da un plenipotenziario militare e di fatto incorporate nel territorio del Reich tedesco. E l'Italia è divisa in due zone nelle mappe tedesche, quella occupata e quella operativa. Goebbels rivela che Hitler vuol fare dell'Italia una tabula rasa. Alla periferia di Roma, all'alba del 9 settembre, i tedeschi attaccano in forze. Cittadini e soldati organizzano con le armi distribuite in fretta dal comandante della piazza una resistenza guidata da un provvisorio comitato di liberazione. Viene rapidamente travolta dalla superiorità di mezzi e di uomini dell'invasore. In quelle stesse ore, mentre i primi partigiani rispondono al fuoco tedesco a Porta San Paolo, il re, la famiglia reale e un corteo di ufficiali e di alti funzionari hanno abbandonato precipitosamente Roma, temendo che fosse presto occupata. Solo il piano per la cattura della flotta fallisce. Le unità ancora efficienti si sottraggono al piano tedesco, prendono il mare, quasi tutte raggiungono Malta. Il salvataggio di queste unità, fra mille agguati e pericoli, è una delle pagine gloriose della Marina Militare così provata dalla guerra. Solo poche navi da battaglia come queste filmate nel porto di Pola cadranno in mano tedesca. Anche fuori dai confini italiani, italiani e tedeschi si affrontano in aspre battaglie. La resistenza italiana debole in Francia è più tenace nei Balcani e nelle isole dell'Egeo. Le guarnigioni dislocate nelle isole rifiutano di consegnare le armi. Questi in volo sono gli aerei da bombardamento e da rifornimento impiegati dai tedeschi contro i presidi italiani accerchiati. A Cefalonia, a Corfù, malgrado lo sforzo bellico nazista, gli scontri proseguono per più di un mese, distraendo grossi contingenti tedeschi da altri settori. Alla fine però, le truppe italiane verranno massacrate o costrette ad abbandonare la disperata difesa. Il bottino catturato agli italiani viene comunicato a Berlino dal generale Jodl, capo del servizio operativo della Wehrmacht. 1.255.000 fucili, 38.000 mitragliatrici, 10.000 pezzi d'artiglieria, 15.000 automezzi, 970 carri armati, 4.500 aerei, 60 imbarcazioni da guerra. I prigionieri italiani sono 547.000. Sono state sicuramente disarmate 51 divisioni e probabilmente altre 29. Restano solo 3 divisioni non disarmate. Il 12 settembre la Wehrmacht considera raggiunti tutti gli obiettivi militari previsti. Ora i padroni d'Italia sono il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante del gruppo d'armate B, che proteggono le posizioni tedesche nell'Italia meridionale e si oppongono alla lenta avanzata alleata da sud, e il maresciallo Erwin Rommel, l'ex capo dell'Afrika Korps, che comanda le truppe del settore settentrionale. Per i tedeschi e per i loro viceré militari, l'Italia è ormai un territorio strategicamente prezioso, un campo di battaglia dove frenare la spinta anglo-americana, ma è anche un'importante riserva di manodopera, un serbatoio di uomini e di risorse per la provata economia di guerra tedesca. Kurze Zeit später landet das Flugzeug mit dem Lütscher auf einem Flugplatz südlich von Rom. Mussolini si congeda dei suoi liberatori a Pratica di Mare, raggiunge in aereo Vienna, poi Monaco. Lo attendono i gerarchi riparati in Germania dopo la caduta del fascismo.
quartier generale tedesco a Rastenburg. Mussolini ha indosso ancora gli stessi abiti che aveva a campo imperatore. Hitler e le autorità naziste lo accolgono come un capo di Stato. Mentre occupano militarmente l'Italia, i tedeschi vogliono anche una soluzione politica, un governo fantoccio che gestisca per conto loro i territori conquistati. Mussolini si convince a mettersi alla testa di un governo collaborazionista che si opponga alla monarchia del sud e che cerchi di allontanare la linea del fronte dai confini della Germania. Il duce riprende dunque la guida di un governo fascista protetto dalla brutale amicizia di Hitler e spinto dal desiderio di rivincita dei gerarchi spodestati dopo il 25 luglio. Strategia nazista e spirito di vendetta fascista si alleano. A Mussolini viene messa a disposizione Radio Monaco perché prima di ripartire possa inviare un messaggio agli italiani. Italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola. Sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi fino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti. Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Questo è il documento della prima riunione del governo fascista insediato dai tedeschi. Non potendo riunirsi a Roma, ormai città aperta, il governo è convocato alla Rocca delle Caminate, castello privato del duce. E proprio mentre è in corso la seduta, da Napoli giunge la notizia di una sollevazione popolare che caccerà i tedeschi. Più che mai, il problema più grave per il governo fascista è quello di inseguire il potere perduto e di tentare di imporsi nuovamente al paese con lo strumento della forza, con l'esercito e la polizia. Mussolini e Rodolfo Graziani posano per la cinepresa. Gli altri componenti del governo fascista sono figure di secondo piano. Carlo Alberto Biggini, Educazione Nazionale. Pellegrini Domenico, Finanze. Serafino Mazzolini, Esteri. Silvio Gai, Corporazioni. Fernando Mezzasoma, Cultura Popolare. Francesco Maria Barracu, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Questa è la parte conclusiva della prima riunione di governo. Alla sinistra Buffarini guidi Ministro dell'Interno. Al centro l'ambasciatore Rudolf Rahn e il capo delle SS in Italia, Karl Wolff, che ha organizzato il convegno. C'era bisogno di un mito militare e Graziani era l'unico disponibile. Al rivale di Badoglio anche in passato, è stato autore di crudeli repressioni in Africa. Graziani ha accettato il Ministero della Guerra dopo lunghe esitazioni e dopo l'intervento diretto di Rahn, futuro plenipotenziario presso il governo di Salò. Per tentare di soffocare l'immediata ostilità popolare, squadre di mercenari italiani si allineano con l'invasore tedesco. Già a Boves, a Mantova e in altre città, le reazioni delle popolazioni alla restaurazione nazifascista sono state stroncate con ferocia. Junio e Valerio Borghese ha creato la decima MAS, ora la passa in rivista. È un esercito privato, aristocratico e nazionalista, legato addirittura più al nazismo che allo stesso fascismo. E questa è la MUTI, una vera e propria milizia politica, che opera prevalentemente a Milano,
con metodi feroci. Ma appare sempre più urgente e indispensabile ai nuovi fascisti la costituzione di un esercito. Graziani tratta con le autorità tedesche. Nazismo e fascismo, alleati naturali, si ritrovano. A Roma, zona di guerra, capitale solo nominale, gli ufficiali del disciolto presidio si riuniscono al Teatro Adriano e ascoltano un discorso di Rodolfo Graziani. Posso annunciarvi che il Comando Supremo Germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni e con aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione. Questa è la prima manifestazione in cui il fascismo faccia appello alla casta degli ufficiali. Graziani, ministro da pochi giorni, guida una marcia verso Piazza Venezia. Sono con lui Renato Ricci, ex comandante della milizia del partito e il comandante tedesco della Piazza di Roma. Si ripropongono vecchi appelli al patriottismo, ma già si delinea un contrasto fra chi vorrebbe uno Stato e un'armata interamente fascistizzati e chi vuole conservare almeno una parvenza di patriottismo e di rispettabilità militare, diminuendo la presenza delle camicie nere nelle file dell'esercito. Si chiamano al giuramento i primi contingenti, in gran parte ufficiali. Sono cerimonie velate da una lugubre solennità. Tutti sanno che l'esercito che si vuol far nascere è sotto il controllo nazista, che non ha possibilità di vittoria, che sarà usato soprattutto per la guerra civile contro il popolo ostile al fascismo. Solo Graziani spera ancora che l'esercito rinasca su una spinta volontaria. Si pensa di poter recuperare gran parte dei 650.000 uomini deportati in Germania dai diversi fronti o con le retate di civili. La propaganda fascista tenta di arruolare uomini stanchi e sconfitti che non vogliono combattere un'altra guerra e meno che mai dalla parte di Mussolini. Sono uomini che disprezzano l'alleanza con i tedeschi, nei quali ormai hanno riconosciuto il vero nemico. Nei campi tedeschi, fra sbandati e prigionieri, il rito del giuramento si ripete. Non ci sono cineprese per quelli che si sottraggono, che sono maggioranza. Solo il 10% baratteranno la prigionia per l'uniforme. Gli altri rispondono nein e si avvieranno sulla strada della deportazione e del lavoro forzato. Il governo è allora costretto a ricorrere alla coscrizione obbligatoria. L'accordo con i tedeschi prevede che 4 divisioni vengano armate e addestrate in Germania. L'arruolamento dà risultati catastrofici. Pochi si presentano, pochissimi rimangono nelle caserme. E i tedeschi non si impongono con la consueta energia, perché preferiscono che gli italiani siano operai anziché soldati. Diffidano della nascita di un esercito che potrebbe volgere le armi contro di loro. Gli appelli retorici, gli accesi discorsi di Graziani sono inutili. Scrive in un rapporto segreto il colonnello Jandl, l'ufficiale di collegamento addetto a Mussolini. È bene che noi si stia in guardia contro un nuovo 25 luglio. Ma affinché le munizioni rimangano in nostre mani e finché i nuovi reparti vengono formati intorno a nuclei tedeschi e sotto il comando tedesco e si mandano in azione solo piccole formazioni italiane circondate da truppe tedesche, il pericolo non può essere considerato grave. Per il controllo dell'ordine pubblico viene creata la Guardia Nazionale Repubblicana, nuovo organismo di polizia del quale vediamo qui la cerimonia costitutiva. Vi confluiscono unità della ex milizia fascista, della Guardia di Finanza, della Polizia Coloniale e del Corpo dei Carabinieri, che i tedeschi però sospettano di lealtà alla monarchia e che sono stati decimati dalle deportazioni in Germania e dalle diserzioni. Questa nuova milizia è destinata a raggiungere i 150.000 uomini, con distaccamenti in tutto il territorio nazionale. I suoi compiti sono precisati in un rapporto tedesco a Berlino. Lo scopo ultimo della Guardia Nazionale Repubblicana è di rimpiazzare con italiani le unità tedesche ora disperse in servizi di sicurezza e di polizia per utilizzarle nei combattimenti. Scontri armati con bande che per ora sono definite ribelli vengono segnalati dalle varie regioni e in particolare dalle zone appenniniche e alpine. Berlino non si contenta.
vuole avere un controllo diretto del nuovo governo. E Roma è una capitale lontana e inutilizzabile. Così i tedeschi scelgono per Mussolini e la sua corte la riva bresciana del lago di Garda, a Salò, vicino al quartier generale nazista, in una serie di ville e di edifici requisiti. È la capitale spettrale del fascismo repubblicano. Mussolini e la sua famiglia sono a Gargnano, nella villa Feltrinelli, a pochi chilometri da Salò. Uffici e dicasteri sono dispersi sulle sponde del lago. La disorganizzazione è totale, il senso di provvisorietà completo. E Jandl trasmette a Berlino questo rapporto. Siamo stati sistemati in una casa al lato sud della Villa del Duce. Uno dei miei ufficiali di Stato Maggiore, il tenente Dieterhoff, vive nella stessa casa del Duce. Questo mi dà la possibilità di sapere tutto ciò che succede nella villa, di conoscere quali visitatori vi vengano ricevuti e quali idee circolino nell'entourage del Duce e di informarne, quando è necessario, gli organi tedeschi interessati. Mussolini è sorvegliato come un prigioniero. Le SS montano la guardia alla sua residenza. Medici tedeschi controllano la sua salute. I telefoni sono sotto controllo. Le comunicazioni radio sono proibite per ordine tedesco. Sono il podestà di Gargnano, dice amaramente Mussolini. La sala di Castelvecchio a Verona. Qui, a metà novembre, invece dell'annunciata costituente, il fascismo repubblicano riesce solo a convocare federali, commissari e delegati per la prima assemblea nazionale del partito. I delegati vogliono darsi un programma politico e sociale, sbandierare una rivoluzione, tentare di tornare al fascismo delle origini, mascherato di ideali popolari. È l'ultimo stratagemma ideologico, ma in realtà la riunione, oltre a sancire la scelta repubblicana in odio alla monarchia, si tiene sotto il segno della vendetta contro i traditori del 25 luglio. Ne è ispiratore Alessandro Papolini, segretario del partito, vecchio squadrista, uno dei pochi gerarchi tornati in prima fila. Fascisti vecchi e nuovi sono chiamati ad acclamare un documento elaborato dallo stesso Mussolini, nel quale si delinea un programma di socializzazione. È la Carta Sociale di Verona, che i tedeschi avevano preventivamente approvata. Tutta la demagogia corporativa fascista torna alla luce per inseguire il consenso delle masse. È lo stesso Pavolini a leggere il messaggio di Mussolini, rimasto a Gargnano per evitare responsabilità dirette, come accadrà spesso, d'ora in poi. Originario della rivoluzione, Mussolini. Da Roma, gli studi di Cinecittà e dell'Istituto Luce, l'organismo cinematografico del regime, si trasferiscono a Venezia. Li visita il ministro della cultura popolare, Mezzasoma. In tutto il territorio si tenta un appello finale all'unità nazionale, con ogni mezzo di propaganda. Mussolini visiona personalmente i cinegiornali. La radio, la stampa, ogni forma di espressione culturale sono sottoposte a una severa censura che cancella tutto ciò che può danneggiare il mito di un regime repubblicano marziale e circondato dal consenso. Con un'offensiva di persuasione si tenta di recuperare il favore popolare perduto. La propaganda ideologica è rozza, l'accusa di comunismo piove su tutti gli oppositori del regime. Le reali e drammatiche condizioni di un paese che attraversa un altro durissimo inverno di guerra non lasciano immagini nel cinema ufficiale. Ma i documenti cinematografici contengono anche queste immagini. Sono i funerali di un gerarca fascista giustiziato dall'opposizione. I fascisti vengono colpiti dove si sentono più sicuri, nelle città.
l'intensa e crescente attività di guerriglia segnalata sulle montagne dalla Guardia Nazionale Repubblicana viene ora portata nei territori metropolitani. Sono azioni condotte dai GAP, gruppi d'azione patriottica, piccoli nuclei strutturati su basi numericamente limitata e isolati in una clandestinità assoluta, la cui attività, come quella della guerriglia in montagna, è coordinata e diretta dal CLN. Nello stesso tempo il fascismo si trova a dover fronteggiare una serie di agitazioni operaie che nel dicembre investono tutti i maggiori complessi industriali. Berlino, interessata alla produzione industriale, segue direttamente, senza l'intermediario fascista, l'evoluzione delle agitazioni. Lo sciopero iniziato a Torino si estende a macchia d'olio in tutta l'Italia settentrionale. Ribbentrop telegrafa a Rahn: sono d'accordo che voi portiate gli scioperanti davanti alle corti marziali e arrestiate qua e là qualche migliaio di persone inviandole come internati in Germania. Il Führer inoltre vi dà ampi poteri per arrestare i caporioni e fucilarli come comunisti. Per quanto riguarda la minaccia di trasferire in Germania gli impianti industriali delle fabbriche in sciopero, vi chiedo di desistere, perché questa misura non può essere compiuta con la necessaria sollecitudine e tranquillità. I tribunali speciali istituiti per giudicare gli uomini che la notte del 25 luglio avevano osato opporsi a Mussolini cominciano a funzionare. Per addossare ad altri la responsabilità di ogni fallimento e per placare i seguaci, Mussolini decide l'apertura del processo, che sarà anche un monito interno e una dimostrazione di inflessibilità fornita all'alleato tedesco. La mattina dell'8 gennaio 1944, a Verona, s'apre il giudizio contro gli oppositori di luglio. La Corte Speciale è scelta con cura fra uomini di fede fanatica. La sentenza è già scritta. Gli imputati non hanno diritto a testimoni. Dei 19 gerarchi che avevano votato l'ordine del giorno Grandi contro Mussolini, solo 6 sono sul banco degli accusati e 5 saranno condannati a morte. Fra loro c'è Galeazzo Ciano, ex ministro degli esteri, genero di Mussolini, poco più che quarantenne. È stato Hitler in persona a chiederne l'arresto e il processo come prova di fedeltà del duce. E c'è Emilio De Bono, quadrumviro della marcia su Roma, generale, ex capo della polizia fascista, ex ministro delle colonie, comandante in capo della guerra d'Etiopia del 35. Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del partito fascista. Luciano Gottardi, Carlo Pareschi. L'ambasciatore a Berlino, Filippo Anfuso, così riassume le reazioni tedesche. Il processo di Verona era per i tedeschi una specie di pietra di paragone delle possibilità rivoluzionarie della Repubblica Italiana. Alla fine di gennaio lo sbarco alleato ha rotto l'immobilità del fronte italiano. Ecco i tedeschi che si avviano verso Anzio, 70 km a sud di Roma. Ma la sorpresa alleata è riuscita, anche se poi l'avanzata verso Roma si arresterà. Il primo cedimento tedesco pone al fascismo l'urgenza di fronteggiare una nuova situazione interna. Ormai l'attività delle bande partigiane minaccia le vie di comunicazione, taglia le linee verso il fronte e costituisce un reale pericolo sul piano militare. Ecco un'operazione antipartigiana nell'Italia centrale. Il 9 febbraio 1944 Mussolini scrive a Renato Ricci: dalle segnalazioni della Guardia Nazionale Repubblicana risulta che il fenomeno cosiddetto ribellistico
assume nell'Italia centrale un aspetto molto più inquietante che nelle valli alpine. Qui il fenomeno è periferico. Nell'Italia centrale è a ridosso del fronte e può tagliare le comunicazioni fra nord e sud, tra la valle del Po e Roma. È necessario predisporre un piano d'azione. Ogni ulteriore ritardo aggrava la situazione. Il peso della guerra ricade sulla parte più indifesa della popolazione. Chi scampa ai bombardamenti si trova dinanzi alla fame. Mancano i generi di prima necessità. I cibi tesserati non sono distribuiti. Il costo della vita è aumentato dall'inizio della guerra del 1000%. Molte case sono distrutte. Le città sono accampamenti di sfollati e di profughi. Il regime paga con 2 miliardi al mese la protezione del suo alleato, che inoltre lo depreda nelle campagne e nelle industrie. La produzione industriale è ridotta, mancano il carbone e le materie prime. Le comunicazioni fra nord e centro sono spesso bloccate, rare e avventurose. La strada Firenze-Roma è distrutta. Le vie che costeggiano l'Adriatico e il Tirreno sono impercorribili. Le paghe sono basse, anche per chi ha un lavoro, e i tedeschi hanno imposto la svalutazione. I fascisti si trovano di fronte alla reazione della classe operaia e devono registrare un secondo sciopero. Dalle principali officine della Fiat erano arrivati rapporti che annunciavano uno sciopero promosso dal comitato segreto d'agitazione. I temi di lotta sono sempre più politicizzati. Sulle masse operaie la repressione si abbatte ormai con durezza. Nessuno deve opporsi al sistematico saccheggio dei macchinari, degli impianti, delle materie prime. Gli uomini stessi, i lavoratori necessari alla macchina bellica industriale tedesca, vengono minacciati da pressanti appelli di reclutamento, ma si presentano in quantità esigue. La Repubblica di Salò predica un confuso socialismo nazionale, ma le organizzazioni operaie non si lasciano ingannare. Lo sciopero è un'arma che mira ormai anche ad intralciare la produzione bellica. Il primo di marzo le industrie dell'Italia del Nord si fermano. Per 8 giorni la produzione è paralizzata. Gli industriali reagiscono con cautela. Il 6 marzo Hitler in persona ordina di deportare il 20% degli scioperanti mettendoli nelle mani di Himmler. Alla Fiat 600 operai prendono la via della Germania. Il fascismo di Salò vuole reagire alla crisi produttiva con un piano basato sulla carta della socializzazione approvata a Verona. La Repubblica si definisce sociale e il suo manifesto inventa un ultimo inganno. Propone la nazionalizzazione di alcune industrie, la limitazione della proprietà privata, la partecipazione dei tecnici e degli operai alla gestione delle imprese, l'esproprio delle terre incolte. Naturalmente nulla di tutto questo sarà realizzato prima della caduta del regime di Salò. Lo scopo è propagandistico. Un sindacalista fascista invia in giugno a Mussolini questo rapporto. Le masse ripudiano di ricevere alcunché da noi. La massa ragiona, anzi sragiona, in modo assai strano. Addossa al fascismo e a noi il tracollo sul campo di battaglia, l'alleanza con la Germania che reputa funesta, l'invasione del territorio nazionale, la distruzione delle città, i lutti sparsi dovunque copiosamente. I lavoratori affermano che la socializzazione non si farà, o se si farà, essa contribuirà a rafforzare i ceti capitalistici e a mantenere in stato di soggezione il lavoro. Il che allontana sempre più da noi i lavoratori e fa gravare su noi il loro disprezzo. I lavoratori, insomma, considerano la socializzazione come uno specchio per le allodole e si tengono lontani da noi e dallo specchio. Gli strumenti per controllare il clima di agitazione nelle città sono la delazione e la tortura, la deportazione, l'esecuzione sommaria
praticate da organizzazioni specializzate di collaborazionisti, come la Banda Koch a Milano, la Carità a Firenze. Via Tasso, a Roma, è una centrale di rappresaglia e di violenza. La resistenza romana reagisce con un'azione clamorosa. Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, i gappisti fanno esplodere bombe su un reparto tedesco del battaglione Bozen in via Rasella. 30 soldati cadono morti, altre decine sono feriti, due moriranno più tardi. Hitler e Jodl danno ordini precisi a Kappler, il capo della polizia SS. Fucilare 10 italiani per ogni tedesco morto. 320 ostaggi scelti in un tragico elenco compilato da Kappler in persona. Il governo fascista non interviene, anzi, il questore fascista Caruso e il ministro dell'interno Buffarini consigliano di dare i prigionieri ai tedeschi al più presto e il direttore del carcere di Regina Coeli ne consegna 15 in più. Molto tempo dopo si scopriranno nelle vecchie cave di sabbia della via Ardeatina i corpi di 335 detenuti, ignari dell'attentato di via Rasella. Sono stati legati e massacrati a colpi di pistola a bruciapelo da 70 carnefici che hanno sparato a turno mentre Kappler in persona sorvegliava e teneva il conteggio. Poi, per nascondere la strage, si era fatta saltare l'imboccatura della fossa con le mine. Erano morti, alle Ardeatine, uomini di tutte le età e di tutti i gruppi politici e molti ebrei. Sette mesi dopo il suo insediamento, il regime di Salò è circondato di ostilità, minacciato dalla guerra partigiana, soffocato dall'opprimente alleanza tedesca. A sud sta per riprendere l'offensiva alleata. Al nord, le province adriatiche e alpine sono in mano tedesca. Forse solo un incontro diretto fra Mussolini e Hitler può ancora sciogliere qualche nodo. Il 22 aprile, il duce italiano e il Führer tedesco si incontrano nel castello di Klesheim, vicino a Salisburgo. Durante i colloqui, come risulta dagli appunti della conferenza, Mussolini cerca di dimostrare di avere ancora sotto controllo la situazione e che gli scioperi sono episodi del tutto marginali. Richiede un maggiore intervento militare tedesco e l'acceleramento della preparazione delle quattro divisioni in addestramento. Hitler gli prospetta la gravità per i tedeschi della minaccia partigiana sui passi alpini che rischia di interrompere i collegamenti con le divisioni tedesche in Italia. Gli assicura un ulteriore appoggio in cambio di uomini indispensabili per la macchina bellica tedesca. Prima di ripartire, Mussolini va a visitare una divisione italiana in addestramento a Grafenrohr. Sono 600 ufficiali e 12.000 uomini che formano la San Marco. Fra quei soldati, e dopo il deludente colloquio con Hitler, Mussolini ritrova per un istante la fiducia nel futuro e persino la speranza di poter rovesciare la sorte. Ma è solo una breve illusione. Questi sono gli uomini che Mussolini ha venduto a Hitler nell'incontro di Klesheim. L'organizzazione Todt aveva richiesto 1 milione di uomini per lavori di fortificazione. 200.000 ne aveva richiesti Göring per le batterie antiaeree. 60.000 Kesselring. Per l'isolamento del regime, l'intera operazione appare di difficile attuazione per la minaccia delle diserzioni. Anche l'arruolamento militare del maresciallo Graziani non dà i risultati voluti. Meno di metà dei richiamati
si presentano alla coscrizione. La maggior parte poi sono avviati verso la Germania. Contro i renitenti alla leva militare, contro tutti coloro che non si presenteranno alla data ultima del 25 maggio, sono previste pene severe. I disertori saranno fucilati alla schiena. Il Ministero della Cultura Popolare, al quale è affidata la propaganda, diffonde i bandi che minacciano la pena. La milizia fascista aiuta i tedeschi nei rastrellamenti. Ma è tutto inutile. Graziani ammette che non c'è polizia sufficiente per obbligare i richiamati a presentarsi. La guerra di bande si è fatta sempre più audace. Le azioni partigiane si moltiplicano. Questo è un rastrellamento compiuto da nazisti e fascisti in una zona dell'Italia centrale. L'esercito clandestino si infittisce. Colpisce le vie di rifornimento. È un cuneo alle spalle del fronte. Con Rudolf Rahn, Mussolini traccia un bilancio della situazione interna italiana, politica e militare. L'incontro avviene all'ambasciata tedesca. Le conclusioni non sono liete. Il regime appare isolato. Il reclutamento fallisce. Bisogna richiamare altre classi alla leva. Il distacco e l'ostilità delle popolazioni sono ormai un argomento concreto che non si può più eludere. In maggio, intanto, è incominciata la battaglia per Roma. Caduta Cassino, sfondato il fronte del Garigliano, congiunta la quinta armata con il corpo di sbarco ad Anzio, gli alleati stanno avanzando sulla capitale. I tedeschi combattono o ripiegano sui colli albani. La difesa di Roma non ci sarà. Kesselring si ritira al nord. Il 4 giugno i tedeschi hanno evacuato Roma. Quando gli angloamericani entrano in città non incontrano resistenza. Mentre la capitale è in festa, le truppe naziste prevedono di ripiegare lentamente verso una nuova linea di resistenza, la cosiddetta linea gotica, una serie di fortificazioni che seguono i dorsali appenninici e attraversano l'Italia da un mare all'altro, da Livorno a Rimini. Qui si dovrà attestarsi e resistere a oltranza. Sebbene contemplata nei piani militari tedeschi, la caduta di Roma aumenta la sfiducia dei fascisti nell'esito militare. Vengono proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Mussolini tenta di rincuorare le truppe con appelli patriottici, ma egli stesso sa che ormai la ritirata al nord non si arresterà più, che i confini di Salò si restringono. La situazione militare sta precipitando ovunque.
mentre il movimento partigiano prende vigore. Ciò che Mussolini non dice nei suoi discorsi e nelle sue visite alle caserme è che gli alleati sono sbarcati con successo il 6 giugno in Normandia. Badoglio ha lasciato i poteri, Umberto è luogotenente. Nell'Italia libera sta nascendo un nuovo assetto politico in cui le forze del Comitato di Liberazione Nazionale diventano responsabili della guida politica. Nella Repubblica di Salò la struttura di governo minaccia ormai di crollare. Allarmati rapporti politici giungono dalle maggiori città dell'Italia centrale e settentrionale. Si cerca di rispondere ancora una volta con la repressione. Il partito fascista si militarizza e nascono le Brigate Nere, squadre di azione per la guerra antipartigiana. I capi politici locali sono comandanti in uniforme. La Repubblica Fascista è militarizzata come una fortezza assediata. Si tenta l'ultima mobilitazione, ideologica e psicologica. Grandi raduni, comizi, adunate di camicie nere. Il confronto decisivo per Mussolini non è contro gli alleati che avanzano da sud, ma contro il popolo che gli si rivolta, malgrado le immagini ufficiali continuino ad essere festose. Il 27 giugno Mussolini scrive a Graziani: l'organizzazione del movimento contro il banditismo deve avere un carattere che colpisca la psicologia delle popolazioni e sollevi l'entusiasmo delle nostre file unificate. Ma sembra un ordine impossibile da eseguire. L'unica arma, infatti, continua ad essere la repressione, il rastrellamento, la sistematica eliminazione non solo dei partigiani, ma di tutti coloro che siano sospettati di averli favoriti. Il fascismo di Salò, attraverso le sue formazioni armate, rivela così il suo carattere autentico, che è antipopolare. L'odio verso gli autori delle stragi e dei rastrellamenti si diffonde, porta nuovi consensi alla guerriglia partigiana che ormai, come un secondo risorgimento, ha una lunga lista di martiri. L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani e all'esercito italiano che lottano contro i tedeschi. Attenzione! Attenzione! Prima di ripetere le consuete istruzioni ai patrioti delle varie zone, avvertiamo tutti i patrioti dell'Italia settentrionale che un'insidia incombe su di loro. Numerosi agenti nazifascisti si trovano nei territori occupati dai patrioti per spiare, individuare e catturare i patrioti e particolarmente i loro capi. Ma la Repubblica Fascista ha ormai bisogno del rientro, almeno parziale, delle quattro divisioni mandate in addestramento in Germania. Il 15 luglio, su un treno speciale, Mussolini e Graziani sono partiti da Gargnano per Rio Reich. È stato un viaggio infernale. Il treno ha dovuto fermarsi spesso e i viaggiatori hanno cercato scampo nei fossi dai bombardamenti aerei alleati. Le città attraversate sono apparse dai finestrini montagne di macerie. Duce visita le quattro divisioni, la Monte Rosa, l'Italia, la Littorio, la San Marco. Ci fu ancora un'ondata di entusiasmo e di illusioni militari. A Sennelager, nel pomeriggio del 18 luglio, Mussolini immagina di nuovo di trovarsi alla testa di formazioni addestrate, pronte a entrare in azione. Quegli uomini, necessari per l'estrema difesa della Valle del Po, ma soprattutto per fronteggiare la resistenza, non scenderanno in campo praticamente mai.
L'incontro con Hitler è fissato per il 20 a Görlitz, nome convenzionale di una piccola stazione della Prussia orientale. Ma il treno rallenta. Attende un'ora su un binario morto. Si è sparsa la notizia che qualcosa di grave sia accaduto. Le finestre del convoglio restano chiuse e oscurate. Quando la marcia riprende e il treno giunge alla meta, Hitler è alla stazione, avvolto in un mantello nero, con un braccio agitato da un tremito. Scriverà l'ambasciatore Anfuso. Dal finestrino apparve il solito schieramento. Hitler, qualche passo avanti di Göring, e dietro, allineati, Ribbentrop, Himmler, Bormann, Keitel, Dönitz e altri capi nazisti. Hitler avanzò per andare incontro a Mussolini che scendeva dal treno. Egli disse testualmente: Duce, proprio adesso mi è stato scagliato un infernale ordigno. Quartier generale nel bosco, poco prima, durante una riunione, un ufficiale ha infatti deposto una borsa colma di esplosivo. L'ordigno è esploso, ma la grande tavola di legno ha salvato il Führer. Da tempo un piccolo gruppo di altri ufficiali tedeschi stava preparando la congiura per eliminare Hitler e giungere forse a una pace separata. La baracca del quartier generale è distrutta. Regna il nervosismo. Le SS piantonano il campo. I gerarchi tedeschi si insultano e si accusano fra loro. Mussolini parla di intervento divino. Hitler promette vendetta e annuncia armi segrete per la vittoria finale. Il clima è tragico. Ma più tardi Mussolini non nasconderà la sua soddisfazione. Non siamo più soli in quanto a tradimento, dirà. Anche Hitler ha avuto il suo 25 luglio. Il Duce ha anche strappato al Führer qualche concessione sull'immediato ritorno delle divisioni italiane. So che posso contare su di voi, gli dice Hitler congedandolo. Non si vedranno mai più. Tra poco la storia li travolgerà entrambi. La repressione antipartigiana richiede nuovi sforzi. Qui la Muti riceve la visita del capo della provincia di Milano, Pietro Parini, e del comandante della Guardia Nazionale, Ricci. È proprio la Muti, ormai promossa a Legione Autonoma, insieme alla Guardia Nazionale Repubblicana, a condurre la lotta contro la resistenza, al cui esito è legata alla sopravvivenza del regime di Salò. Bisogna liberarci di questa odiosissima piaga con il ferro e con il fuoco, ha detto Mussolini, e la Muti esegue. Questa foto è stata scattata a Piazzale Loreto a Milano, dove 15 ostaggi vengono passati per le armi il 9 agosto. Il rapporto della polizia fascista riferisce: i 15 individui furono calati dai camion all'angolo del piazzale e invitati a disporsi con la faccia al muro della casa in costruzione. Erano in tuta e pensavano di essere diretti in Germania. Appena vedono il plotone tentano di fuggire e vengono raggiunti da raffiche di mitra. Sono stati crivellati dai colpi. Uno aveva tentato di fuggire fino al primo piano della casa in costruzione, ma poi è crollato morto. Il generale Tespel delle SS ha ordinato alle 8 del mattino che i cadaveri restassero esposti sul piazzale fino alle ore 18. Durante tutta la giornata, una folla notevole ha sempre stazionato dinanzi al cumulo dei cadaveri. La resistenza dà appuntamento a Mussolini. Gli fa sapere che lo aspetta a Piazzale Loreto. E Mussolini stesso commenta: il sangue di Piazzale Loreto lo pagheremo caro.
Attenzione ai binari che c'è. Registri, registri. Vedi che il bustino, lì li fa, anche là via tre. La battaglia di Firenze è durata alcuni giorni. Le brigate partigiane l'hanno stretta d'assedio, talvolta collegandosi con le avanguardie alleate che inseguono i tedeschi da sud. Nella notte fra il 3 e il 4 agosto, i tedeschi fanno saltare i ponti sull'Arno, ad eccezione del Ponte Vecchio. È una battaglia casa per casa, e intanto i partigiani ottengono dagli alleati di amministrare le zone cittadine via via liberate con autogoverno popolare. La battaglia finisce solo in settembre, quando i tedeschi si allontanano definitivamente verso nord. La lotta accanita lascia Firenze semidistrutta. Ma la resistenza ha dimostrato con questa vittoria d'aver raggiunto un grado altissimo di maturità militare, d'essere saldamente radicata alle popolazioni e di sapersi proporre anche come alternativa politica autonoma dinanzi all'esercito di liberazione alleato. Poiché tutto ciò accade in una grande città, il risultato è ancor più importante. I nazisti scavano nuove trincee. Ormai attraverso l'Italia del Nord la porta per l'attacco diretto a Reich è spalancata e sono i lavoratori italiani a dover scavare le opere belliche per le truppe del maresciallo Kesselring, che ripiega sempre più a settentrione. Al nord, la strana vita della Repubblica di Salò continua. Gare e regate cercano di allontanare l'immagine della guerra perduta, fingono una normalità e una calma inesistenti. Mussolini riceve l'ambasciatore giapponese e quello ungherese. Vuol dare alla sua repubblica assediata una dimensione diplomatica internazionale, ma ne sottolinea solo l'isolamento.
Ormai solo i governi europei satelliti della Germania e il lontano Giappone riconoscono la Repubblica Fascista. Persino la Spagna di Franco nega l'appoggio diplomatico. Dietro la facciata della vita ufficiale, sulle montagne, la violenza della repressione antipartigiana è immutata, anzi, si accresce d'intensità col passare delle settimane. L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani e all'esercito italiano che lottano contro i terroristi. I nazifascisti hanno intrapreso operazioni di rastrellamento su larga scala in molte zone dell'Italia settentrionale. 124 patrioti fatti prigionieri dopo aver sparato fino all'ultima cartuccia sono stati barbaramente impiccati e 22 fucilati in paesi diversi ai piedi del massiccio alpino e specialmente a Bassano del Grappa. Mussolini ha mandato le sue felicitazioni alla Brigata Nera di Vicenza, distintasi nell'impiccare i prigionieri. Contro i partigiani, contro la nuova tattica della guerriglia popolare e dei rapidi sganciamenti, i tedeschi inaugurano una nuova tecnica bellica. Si cerca di distruggere totalmente il movimento partigiano in una determinata zona, con la repressione e con il terrore. Le colonne corazzate percorrono il fondovalle. Le fanterie marciano parallelamente sui fianchi e sui crinali. Con i rastrellamenti si chiude ogni sbocco delle valli, ogni via d'uscita. E intanto si compiono incursioni contro i villaggi e i centri abitati del territorio per cercare di tagliare ogni collegamento fra la popolazione civile e le bande combattenti. Dagli eccidi isolati si passa alle stragi sistematiche. Ritirandosi lungo l'Appennino tosco-emiliano, i tedeschi si lasciano dietro una scia di eccidi, di terrore, di fucilazioni di massa. È stato lo stesso Kesselring, al principio d'agosto, a dare disposizioni sulle misure repressive. Civili da passare per le armi, città e villaggi da bruciare. Walter Röder e le sue SS sono esecutori fedeli e spietati. Nell'Italia centrale i carnefici continuano la loro marcia fra roghi, cremazioni, saccheggi, torture, uccisioni collettive compiute con sadismo, con i fascisti che fanno spesso da guida. In settembre e ottobre gli uomini di Röder si fermano in un comune dell'Appennino, vicino alla via Forrettana. Si chiama Marzabotto, è il nome più tragico della storia della resistenza. Due reggimenti di SS irrompono in una chiesa della frazione Casaglia. Uccidono il prete sull'altare, ammazzano gli altri, fra i quali 50 bambini, sterminandoli con le mitragliatrici. Poi vanno di casa in casa, uccidono chi trovano, gettano bambini vivi fra le fiamme, sparano a donne e vecchi, lanciano i cadaveri nel fiume. Marzabotto ha 1830 morti. Alla stampa del regime viene affidato il compito di nascondere la strage, di smentire la notizia portata dai superstiti. L'11 ottobre il Resto del Carlino scrive: le solite voci incontrollate, prodotto tipico di galoppanti fantasie in tempo di guerra, assicuravano fino a ieri che nel corso di un'operazione di polizia contro una banda di fuorilegge, ben 150, fra donne, vecchi e bambini, erano stati fucilati da truppe germaniche in rastrellamento nel comune di Marzabotto. Siamo in grado di smentire queste macabre voci. Non è affatto vero. Siamo di fronte a una nuova manovra dei soliti incoscienti.
La linea gotica per ora resiste. La liberazione del nord tarda. Un lungo inverno avvolge l'Italia in guerra. I partigiani devono anche respingere l'ordine di rinuncia alle operazioni che dimostrò l'incomprensione del generale Alexander verso la guerra di resistenza. La Repubblica di Salò è sempre più internamente sfaldata nelle sue strutture amministrative e militari. Questi sono gli italiani rientrati dalla Germania, sulla cui utilizzazione è riposta l'ultima speranza fascista. Il primo contingente è arrivato in Italia alla fine di luglio. Le diserzioni sono incominciate già sui treni in marcia, non appena barricato il confine. Il timore tedesco di un'emorragia di uomini si rivela fondato e rende inopportuna la consegna di un armamento completo che potrebbe finire in mano dei partigiani. Queste unità sono destinate a rimanere al di sotto di un livello indispensabile per un minimo di funzionamento. Mancano armi leggere e pesanti, automezzi, strumenti di collegamento. E il loro impiego in azioni antipartigiane farà aumentare il numero delle diserzioni. L'inverno rallenta l'avanzata alleata, ma la morsa si stringe intorno a Salò. Il collasso militare è imminente. Le divisioni italiane rientrate dalla Germania sono decimate dalle diserzioni. Mentre la Germania è ormai assediata da est e da ovest, il fronte sud sembra tuttavia ancora ristagnare. È una fase di assestamento e il vacillante regime di Salò ne approfitta per tentare un ultimo recupero politico. Tra fascisti e nazisti vi sono segni di irritazione e di ostilità. Il governo del Garda non è riuscito a fare dell'Italia del Nord un entroterra sicuro per le operazioni militari tedesche. Ha perduto ogni appoggio popolare. Ormai, con molte vie di comunicazione in mano partigiana, anche l'evacuazione in massa delle 20 divisioni tedesche che combattono in Italia è difficile. In dicembre Mussolini va a Milano in un clima di tradimenti e di complotti per cercare di rafforzare il suo governo agli occhi dei tedeschi. Le cineprese del regime seguono puntualmente il suo breve viaggio. L'autorità fascista è in rapido declino e il duce si illude di poterla restaurare ancora una volta con il proprio fascino personale e di ritrovare popolarità politica. Sarà il suo ultimo discorso dopo 20 anni di potere. Il 16 dicembre, al Teatro Lirico, Mussolini si rivolge ai camerati entusiasti. Camerati! Cari camerati milanesi! Il discorso è apocalittico, una violenta serie di accuse, un retorico riepilogo degli avvenimenti dal luglio del 43. Una serie di affermazioni sul presunto contributo della Repubblica Fascista allo sforzo bellico tedesco. L'intenzione annunciata l'8 settembre è stata voluta dalla monarchia, dai circoli di corte. Mussolini vuole lasciare il suo testamento politico.
cerca di salvare se stesso dinanzi alla storia. Agita lo spettro di una bolscevizzazione dell'Europa in caso di vittoria alleata. Promette armi nuove. Dice che la valle del Po verrà difesa con le unghie e con i denti. E che il segnale della riscossa partirà da Milano. E facciamo una capo modoglio. Noi vogliamo difendere con le unghie e con i denti la valle del Po. No, per il segno vincitore della ripresa, e soprattutto in questa Milano antesignale condottiera, e il nemico ha selvaggiamente colpito, ma non ha minimamente piegato. Cari camerati milanesi, è Milano che deve dare da là gli uomini, gli armi, la volontà e il segnale della riscossa. A Milano Mussolini si contenta di infiammare la folla. Ormai anche il falso programma di socializzazione dell'industria è fallito per sempre. E si sa che perfino i tedeschi stanno cercando, con trattative personali e segrete, di negoziare una resa separata con gli alleati. Il viaggio a Milano segna l'addio di Mussolini alla vita pubblica. D'ora in poi non potrà fare altro che tentare di tenere insieme il suo governo e studiare una via di scampo. Lo stesso pomeriggio il Duce visita la caserma della Muti, la formazione che si è distinta nelle repressioni e nella lotta antipartigiana. È con lui il comandante Francesco Colombo, che si è autonominato colonnello. Ha ucciso partigiani a calci, ha razziato e derubato cittadini. Nei tre giorni di Milano, tra parate, rassegne militari e discorsi dai balconi, tutto l'apparato marziale e propagandistico del regime è mobilitato. Con quest'ultima fiammata di euforia popolare, il fascismo tenta di avviare un'azione politica e di suscitare un risveglio militare. Mentre davanti al Duce passano tutte le formazioni fasciste, la decima MAS di Borghese, la brigata Resega, i battaglioni femminili, i capi del fascismo sanno che l'entusiasmo della folla è mal riposto e che nasconde un inganno. Le forze armate repubblichine non hanno avuto dagli amici tedeschi né divise né armi, che sono state invece usate sui fronti orientale e occidentale d'Europa. I tedeschi diffidano profondamente delle qualità militari italiane. E poi le diserzioni sono state così numerose da avere più che decimato le divisioni rientrate dalla Germania. La minaccia di un imminente collasso militare tedesco in Italia è sempre più reale. La Repubblica di Mussolini ora consiste in un ristretto territorio, in pochi uomini spaventati e crudeli dispersi nelle ville sulle sponde del lago di Garda, negli avanzi repubblichini bloccati dall'ostilità popolare nelle principali città del Piemonte e della Lombardia e nelle unità di graziani che ormai si stanno disperdendo. Mentre gli ultimi reparti italiani sfilano davanti ai loro capi, Wolf tratta con gli alleati in Svizzera all'insaputa di Hitler. L'asse non esiste più. I soldati che ascoltano gli ultimi discorsi di Graziani sanno d'essere accerchiati. Gli alleati sono oltre il Reno. I sovietici sono in Bulgaria, in Ungheria, in Jugoslavia. La Grecia è liberata. I partigiani italiani hanno raggiunto Ravenna.
Hitler decide di rinchiudersi nel bunker della cancelleria. Berlino è un mondo folle e in fiamme, scrive in questi giorni dalla Germania Filippo Anfuso. L'effimero entusiasmo delle giornate milanesi si è ormai spento nell'ultimo inverno della Repubblica. Mussolini è sempre più solo, malinconico, ansioso. Al fronte visita reparti ormai rassegnati alla sconfitta. Vorrebbe infondere una fiducia che egli stesso non ha. I partigiani si spingono fino alle rive del Garda, poche centinaia di metri dalla sua villa, in rapidi colpi di mano. Si immagina una disperata trincea, un ridotto in Valtellina, dove Pavolini vorrebbe arroccare 5.000 uomini per la difesa a oltranza del regime e del suo duce. In marzo, alle camicie nere, Mussolini promette di nuovo che difenderà la valle del Po, città per città, casa per casa. Poi il duce va al Vittoriale, per celebrare il 7° anniversario della morte di D'Annunzio. Parlando del poeta, sembra che Mussolini parli di se stesso. «No, comandante, tu non sei morto e tu non morirai», dice. Sono le ultime immagini che ci lascia la propaganda. In primavera, con la resistenza che avanza ovunque, con l'insurrezione generale, la storia di Mussolini diventerà una storia di fuga. Si rifugierà a Milano, in prefettura. Incontrerà invano all'arcivescovado i rappresentanti della resistenza. Il 25 aprile fuggirà verso la frontiera svizzera travestito da soldato tedesco. A Dongo lo scopriranno sul fondo di un camion, lo sguardo terrorizzato, il bavero del cappotto della Wehrmacht alzato. A San Giulino di Mezzegra i partigiani lo fucileranno. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Radio Milano Liberata. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente.
i membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. Il maresciallo Graziani, dopo aver cercato inutilmente scampo in Svizzera, si è arreso alle formazioni patriote di Como. Sempre a Como, il segretario del Partito Fascista Repubblicano, Pavolini, si è asserragliato con un centinaio di camicie nere in una caserma ed è strettamente assediato dai nostri partigiani. Qui, Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Tacquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo. Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia.